Beh, il dottor Alessandro Ingrosso, docente di Project Manager, laureato in ingegneria informatica, che ci racconterà delle sue esperienze lavorative riguardo al cloud computing. Bene, grazie dell'invito, dell'intervista. Io utilizzo, diciamo, per me oggi il cloud computing è scontato, quasi completamente trasparente. Lo utilizzo da ormai quasi 7 anni. Per un libero professionista che ha comunque, diciamo, risorse limitate, ma oggi deve essere, diciamo, pronto a rispondere in modo efficace ed efficiente alle attività, al lavoro che deve essere svolto, personalmente ha rappresentato un'enorme rivoluzione per avere dei servizi a valore aggiunto a un costo spesso molto basso, se non addirittura gratuito. Il primo servizio che ho utilizzato e che tutt'oggi utilizzo al massimo delle sue funzionalità è il servizio di Storage as a Service. Il servizio di Storage as a Service oggi mi consente di poter accedere in qualsiasi momento senza dovermi mai preoccupare, con la sensazione bella che si prova quando non devi preoccuparti di aver portato i file, se ti sei dimenticato qualche documento in un altro dispositivo che utilizzi, ma proprio, diciamo, questa preoccupazione non c'è più perché sai di aver messo in un repository condiviso e sincronizzato con tutti i tuoi dispositivi, nel mio caso il materiale didattico, e quindi sei sicuro che ovunque andrai, anche se il tuo computer dovesse abbandonarti, non hai la preoccupazione di dover avere una copia di backup o un altro dispositivo a cui accedere, ma ti basta una connessione a internet e in pochissimi secondi recuperi il materiale e sei pronto, nel mio caso, a derogare un'altra giornata di lezione. Un altro servizio vitale sono i servizi di messaggistica, in particolare il servizio di posta elettronica, è un'altra di quelle preoccupazioni che personalmente non ho più: dover fare un backup della posta elettronica, dover accedere alla posta elettronica oggi significa poterlo fare da qualsiasi tipo di dispositivo, ovunque io mi trovi. I contatti sono fondamentali. Essere sicuri di aver scritto, come dire, è sufficiente scrivere e registrare un contatto di una persona che si è conosciuto, di un cliente, di uno dei partecipanti, per essere sicuro che una volta registrato nella piattaforma cloud tutti i tuoi dispositivi sono sincronizzati, quindi automaticamente le tue informazioni sono sul telefonino, il suo indirizzo email è nel tuo portatile, quindi è facilmente raggiungibile, non devi star lì a ricordarti di ricopiare quell'indirizzo magari in luoghi diversi, come ricordo accadeva, insomma, nel mio caso prima del 2010. Stesso tipo di servizio utilissimo è il calendario elettronico, anche qui sempre sincronizzato su tutti i dispositivi. Mi dà la garanzia che non ho un calendario non sincronizzato con un altro. Utilizzo un calendario, ci accedo dal mio portatile, ci accedo dal dispositivo mobile, posso condividere i miei appuntamenti con altri colleghi o partecipanti, dando appuntamento ed essendo sicuro che quell'informazione non l'avrò persa. Un ulteriore servizio che utilizzo moltissimo sono ovviamente anche i sistemi di video e audio conferenza. Molto spesso capita che i miei partecipanti mi chiedono, magari prima di dover svolgere un esame di certificazione, la possibilità di connetterci, condividere magari a schermo alcuni materiali didattici utilizzati, e tutto questo, diciamo, a basso costo o addirittura, diciamo, gratuitamente. E consente in qualsiasi momento, quindi anche il giorno prima per il giorno dopo, di riuscire a fissare una brevissima videoconferenza in cui poter dare disponibilità, in cui poter condividere conoscenza molto rapidamente e senza che ormai le persone neanche si accorgano di aver installato quel software. Ormai, diciamo, ci sono applicativi preinstallati su dispositivi mobili e portatili che
diciamo, facilmente consentono di connettere persone, quindi senza star lì a dover richiedere alla persona installa questo nuovo software. Questa è una comodità che a mio parere ha anche avvicinato tantissime persone non tecniche a utilizzare magari con meno resistenza, che è quasi del tutto naturale, soprattutto semplice da utilizzare, servizi cloud di questo tipo. Ci sono servizi che si sono diffusi talmente rapidamente che non possono più essere considerati servizi a stretto utilizzo, magari di personale, diciamo, di addetti ai lavori, no? classico personale tecnico che utilizzava quegli strumenti per risolvere problematiche strettamente legate a aspetti di informatica. Invece oggi strumenti come Storage as a Service sono utilizzati effettivamente da tutti. Condividere fotografie, condividere documenti, condividere risorse di valore con altre persone con cui si collabora. Quindi, come libero professionista e come lavoratore autonomo nel campo dell'informatica, possiamo affermare che il cloud computing ha migliorato notevolmente il tuo lavoro? Ha migliorato notevolmente l'efficienza del mio lavoro, ha ridotto drasticamente le preoccupazioni che un libero professionista solitamente ha nel momento in cui, diciamo, sa che ha del valore sul proprio hard disk, che è tutto il lavoro che ha fatto nei diversi anni e che è preoccupato di perdere. Il cloud consente di sgravarsi totalmente di questa preoccupazione, perché sai che è lì, sai che c'è il backup, che non ti devi preoccupare, che quei dati sono accessibili in qualsiasi momento. Quindi assolutamente sì, ha migliorato e ha ridotto anche le preoccupazioni. Benissimo, grazie dottor Ingrosso. Grazie a voi.